Applausi a scena aperta, standing ovation per Carmelo. Quinta puntata di Prat Attack per Big 3. Come sempre, come ogni lunedì. Tre argomenti, parliamo di un campione momentaneamente perso, Joel Embiid. Un campione ritrovato, Caris LeVert. E di un campione rilanciato, Melo Anthony. Passo alla volta, partiamo da Joele. Allora, il centro dei Philadelphia 76ers si è infortunato al ginocchio sinistro contro Washington. Insomma, a quella risonanza magnetica era appesa tutta la stagione dei 76ers. Il responso è stato, insomma, abbastanza confortante, il minor male, se vogliamo dire così. Fermo dalle 2 alle 3 settimane, non ci sono danni strutturali, insomma, nel caso ci fossero stati lesioni a legamenti, la sua stagione sarebbe stata inevitabilmente finita e quella di Philly inevitabilmente compromessa. Chiaro che 2-3 settimane significa comunque che Philly, insomma, dovrà fare a meno al momento del front runner, cioè del giocatore che era in testa alla virtuale corsa al premio MVP, quello di miglior giocatore della stagione. Insomma, Embiid in passato aveva avuto, se c'era, insomma, un difetto che veniva riscontrato e trovava una certa unanimità, era la mancanza di continuità atletica. Quest'anno era riuscito a, insomma, a mettere any given night, come dicono in America, ogni singola notte, una partita dopo l'altra, grandi prestazioni di fila. Questo infortunio non ci voleva, però, insomma, ripeto, è un infortunio che va contestualizzato nell'arco di una stagione da 72 partite di stagione regolare e poi dei playoff. Insomma, per il giocatore di per sé non è un problema insormontabile. Ecco, Philly dovrà dimostrare adesso però di che pasta è fatta. Insomma, Embiid si è fatto male con la sua squadra davanti a tutta Est. Insomma, ci sono i Nets che stanno andando molto forte, Milwaukee in chiara risalita, Miami in ovvia ripresa. Bisogna vedere, insomma, se Philly riuscirà, insomma, a barricarsi sull'Alamo e tenere un record adeguato per quando Joel Embiid rientrerà, insomma, un po' come ha fatto Portland, no? Che non ha perso Lillard, il miglior giocatore, ma ha perso due dei tre migliori giocatori, cioè Nurkic e McCollum, e comunque, insomma, è riuscita a mantenere un record di qualità. Vediamo, insomma, è un bivio anche per Ben Simmons, anzitutto, che, insomma, deve prendersi in mano la squadra. Va valutato Tobias Harris in un ruolo ancora più importante e soprattutto va valutata la capacità di Rivers di, non dico fare a meno perché non puoi fare a meno comunque senza perdere nulla di un giocatore del valore di Joel Embiid, ma quantomeno di sopperire alla sua assenza in altri modi, limitando i danni. Embiid è il giocatore, insomma, momentaneamente perso, ma c'è un giocatore fortunatamente per tutti gli amanti e appassionati NBA ritrovato, che si chiama Caris LeVert. Rientrato nel successo, nella notte su Phoenix, successo prestigioso degli Indiana Pacers, che senza di lui avevano perso due partite su tre dalla trade per Oladipo, dalla quale teoricamente doveva materializzarsi a Indianapolis Caris LeVert. In realtà, purtroppo, si era materializzato in una stanza di ospedale, nel senso che gli era stato diagnosticato durante le visite mediche un tumore a un rene. Il ragazzo stava benissimo, non si era accorto di nulla, era sintomatico, fortunatamente è stato scoperto in tempo con ampio margine, operato, la massa tumorale è stata rimossa, tornato in campo con i Suns. Non è tanto la singola prestazione, insomma, LeVert è inevitabilmente partito in quintetto, ha giocato una buona partita, ma non è quello, non contava la singola partita, conta per i Pacers avere un titolare in attacco capace di fare la differenza, di offrire ai Pacers un'alternativa legittima e credibile a Sabonis, lo star della squadra, e Malcolm Brogdon, la point guard. Considerate anche che TJ Warren
e l'altro grande assente è ancora indisponibile, dovrebbe rientrare tra non molto. Con i medici americani c'è sempre da, insomma, da usare i condizionali con prudenza, però insomma il rientro non dovrebbe essere lontano. Indiana al momento è appena fuori dalle prime 8 a est, ma io credo che con il recupero di Levert e quello prossimo, se non imminente addirittura, di Warren, ritrovi due giocatori con grandi punti nelle mani che consentiranno ai Pacers di tornare quantomeno in attacco, di essere una squadra molto corale con alternative molto più variegate. È chiaro che né Levert né Warren sono chissà quali difensori, ma veramente i Pacers hanno perso tante partite perché non avevano abbastanza giocatori capaci di battere l'avversario dal palleggio, e insomma Levert e Warren lo sono. L'America è il paese dove le storie a lieto fine sono quelle che piacciono di più. C'è tanto buonismo, ma insomma c'è tanta voglia di Disney, specie insomma in pandemia, in questi momenti dove una bella storia insomma a lieto fine piace a tutti. Gli auguriamo ogni bene e credo veramente che dal punto di vista tecnico Indiana con lui possa fare un salto importante, risalire molto anche fino a, perché no, anche un quinto posto, ecco, quinto sesto posto. E poi passiamo al campione riscoperto come terzo e ultimo argomento della puntata di oggi, Carmelo Anthony. Ragazzi, Carmelo Anthony ne parliamo perché è salito all'undicesimo posto ogni epoca per punti segnati nella vittoria di Portland conseguita a Minneapolis, una partita che si è rivelata più complicata del previsto, in cui Melo è stato il miglior realizzatore dei suoi, addirittura ha segnato più di Lillard con 26 punti, ma soprattutto perché Melo ha superato un mito come Hakeem Olajuwon ed è stato all'undicesimo posto ogni epoca come realizzatore in NBA, 26.955 punti. Aspettate che lo ridico: 26.955 punti. Per spiegarci, davanti Elvin Hayes, Moses Malone, sto risalendo la classifica, Shaq O'Neal, Will Chamberlain, Dirk Nowitzki, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Karl Malone e Kareem Abdul-Jabbar. Parliamo di miti, leggende, vi dà insomma la dimensione dell'impresa di Melo. È chiaro che il giocatore a 36 anni va per i 37, eppure in questa stagione, come nella scorsa, dopo insomma due fallimenti colossali con Oklahoma City e Houston, a Portland ha saputo rilanciarsi. Era stato già fondamentale nella bolla, nel campus di Orlando per i Blazers, per conquistare i playoff, per acciuffarli di rincorsa. Allora partiva in quintetto, quest'anno era stato tra virgolette retrocesso a un ruolo di sesto uomo di lusso, non aveva iniziato la stagione con la stessa brillantezza con cui l'aveva finita, qualcuno sa, poteva cominciare a mugugnare, magari non avesse digerito bene questo ruolo insomma più defilato in passato. E Melo insomma è quello che ha detto a domanda specifica panchina me, ha risposto io, dimostrazione di un ego, una presunzione in questo caso anche dimostrata in maniera insomma infantile, bambinesca, quasi giocosa, ma per l'incredulità. Ecco, invece nel tempo insomma ha saputo accettare, capire che non c'era un declassamento dovuto a chissà quale motivazione personale. L'anagrafe parla chiaro, il tempo scorre per tutti, ma si può fare la differenza anche partendo dalla panchina. Ha abbracciato questo ruolo con le assenze di appunto di McCollum e Nurkic, ne accennavo prima. È diventato fondamentalmente il secondo riferimento in attacco dei Blazers dopo Lillard, in alternativa a Trent, ma anche nei finali di partita, veramente da piano B rispetto a Dame per i Blazers. Insomma, le difese avversarie devono adeguarsi a lui, insomma, quelli fanno poi fenomeni, parlano di gravity, ma insomma aggiustamenti difensivi inevitabili, perché è chiaro che calamita le attenzioni di una difesa inevitabilmente, perché i punti nelle mani questo è un giocatore che le avrebbe anche a 50 anni. Chiaro che il resto del gioco non può avere la tenuta del passato, però ragazzi, chapeau, applausi a scena aperta, standing ovation per Carmelo, perché veramente ha saputo accettare un ruolo diverso con umiltà e sta riuscendo comunque a fare la differenza. Il record dei Blazers, che insomma sono quinti a ovest, in una situazione in cui si alternano con Denver in attesa dei rientri, dimostra quanto sia stato importante appunto specie in volata Melo e quanto abbiano saputo tenere botta in un momento così difficile con l'infermeria piena, con anche Collins e Giles fuori. Per il ruolo di sesto uomo dell'anno, Jordan Clarkson, il nome insomma è quasi certo,
di chi vincerà il riconoscimento, ma secondo me Melo merita quantomeno di stare nella conversazione. E comunque, undicesimo ogni epoca, bravo, anzi, bravissimo.